Bene, bene, salve a tutti, Vincent Warlike, benvenuti nel mio canale. Continuiamo la campagna. Nello scorso episodio siamo passati attraverso le terre di Alessandria per andare a conquistare Oxyriokon e siamo stati attaccati giustamente da un esercito romano. Molti di voi, adesso io non posso leggere in anticipo i vostri commenti perché registrando di seguito, molti di voi magari mi diranno: ma perché l'hai fatto? Dovevi girare sotto, insomma, qualcosa del genere. Oppure perché non ho finito di uccidere questi eserciti. Alla fine le mie motivazioni sono prima di tutto perché avevo paura che andando ad uccidere questo generale, poi non avevo punti di movimento per arrivare qua a conquistare questo esercito. Questo esercito che comunque è anche abbastanza disastrato, nel caso, adesso in questo caso non mi sembrava, che venisse aiutato dalla città di Alessandria, magari ci riuscivo. E anche se lo vado poi ad eliminare, la fazione, di Roma, è molto grossa, quindi metterebbero in campo altri generali, come possiamo vedere qua hanno già fatto, erano già pronti altri 2-3 eserciti. Anche questo abbiamo sconfitto nello scorso episodio, mentre questo è un esercito nuovo nuovo, quindi hanno soldi per reclutare tanta gente. Ovviamente non vogliono perdere la città di Alessandria, sarebbe un grosso smacco per loro, ma un grosso vantaggio per noi. Prima di tutto perché avremo una città portuale, nel Mar Mediterraneo, perché qua giù nel Mar Rosso non abbiamo nulla, diciamo, di commerci, c'è pochi commerci, sono poche fazioni che si affacciano su quel mare lì. Allora, il Shara, mamma mia, come l'ho detto bene, il Shara, ordine pubblico più uno, Ready for battle. che il Shara è il generale, sì, ok, bene. Fazione incontrata, Egitto, interessante, l'abbiamo vista qua con Paraeteo, Paraeto, para, ma vaffanculo, Paraetonium, mamma mia, già sono dislessico di mio, poi devo mettere tutti sti nomi. Insediamento occupato, ok. Allora, l'insediamento abbiamo visto, intanto, vabbè, la religione è in crescita, ok, quindi vabbè, almeno sotto questo aspetto siamo a posto. E dobbiamo riparare questi edifici, adesso stiamo facendo l'edificio per l'ordine pubblico, e questo non ho capito, avevo i soldi, non me lo fa mettere a posto. E niente, penso che dobbiamo andare a passare il turno a questo punto, perché i soldi ne abbiamo pochi, vogliamo tenerli. Ah, guardo se dovevo spostare. Ah, un attimo, spostiamo. Allora, devo andare in questa regione perché dove possiamo salire? Qua, ok. Devo andare qua nella regione dell'Etiopia perché qua posso reclutare più diverse unità, insomma. Mentre questo qua, adesso al momento, qui stiamo bene. Ready for battle. Solo che c'ho tutti sti generali qua senza nulla praticamente. At your command. Ma questo, se esco, meno 20, On the move, my 87, lord. meno 22, 87, non mi cambia granché. Vabbè, a meno 20, va a meno 22 l'ordine pubblico, perché vorrei spostare questo generale qua di qua a Yathrib, in modo che posso, insomma, vorrei iniziare anche un po', almeno avere un discreto
numero di unità che con quelle, diciamo, di guarnigione, avere almeno un esercito quasi completo nel caso venga attaccato dall'esterno, perché qui comunque ci sono le orde, qua, anzi qua vediamo già terre desolate, qua praticamente ci sono gli uni bianchi che stanno distruggendo completamente l'impero sassanide, cioè qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, qui tutte le città sono distrutte, completamente devastate. Allora, quindi non vorrei essere il prossimo sulla lista delle tribù nomadi. Quindi portiamo qua questo generale, passiamo il turno. No, posso emanare un governatore in Etiopia? No, cos'era? Allora, come ordine pubblico, servizi sanitari, siamo a posto. Uh. 4-3, squallore 1, mettiamo nella religione il giudaismo in discesa, quindi mettiamo la religione, ok. Ma non, il governatore c'è qua, ok. Cosa c'ha questo governatore qua? Non ha qualcosa per l'ordine pubblico? Ordine pubblico provincia locale, vai. Ah, perché c'ha, ah, questa è quella merda la schifosa. Questa era quella merda schifosa che c'ha la moglie di merda. Allora, mi hanno dato autorità, va bene, sì, adesso ricordo. Perché io ho una memoria a breve termine. No, scherzo, non ho una memoria a breve termine. Per il gioco in sé sì, perché... Allora, ok, governatore, va bene, ma sta moglie di merda qua, dov'è, com'è che si chiamava quello là? Al-Nuaya? Non è come in Rom, non si può far divorziare, uccidere sta stronza, no. Vabbè. Dai, passiamo il turno, non perdiamo altro tempo. Allora, adesso registro questo episodio, non so se ci sarà una battaglia in questo episodio, e nel caso dovessi registrare altri episodi dove non ci sono battaglie, vi dico già da ora che sicuramente taglierò le parti un po' più noiose, perché sicuramente adesso dobbiamo anche mettere a posto qua il nostro regno, insomma anche queste regioni che abbiamo conquistato devo fare in modo che di non avere più problemi, di non dover sempre tornare qua a mettere a posto le cose, ecco. Anche perché mi devono generare introiti queste città. Attività di un'agenda stile, allora, l'hip hop insolente. Attività di un... questo io lo so, gli agenti nemici con me hanno sempre successo, io c'ho sempre degli agenti di merda. Quasi assassinare uno dei nostri, chi? Oh, ma... chi è che è riuscito a assassinare? Ah, intanto qua un esercitozzo si avvicina, i tanukidi non sono nostri alleati, però penso che gli piacciamo, alla fine eravamo in miglioramento e quindi potremmo andare a combattere. La mia spia come al solito è una spia veramente di merda. Qua abbiamo l'esercito ribelle, ho appena mandato via il generale. Vabbè, pazienza. Pazienza, adesso ci sistemiamo. Agente scoperto, ma tutte le volte, cioè, come fai tutte le volte a dirmi agente scoperto che è qui e lo vediamo? Cioè, miseria,
Berenice, Egitto, esercito ribelle, ok, Berenice. Allora, i canali pronto, lo sviluppo. Oh, adesso sì che andiamo a reclutare degli uomini. Non riusciamo neanche a salire sulla terraferma, dai, almeno un pochino. Ah, bene. Almeno un pochino. Oh, ecco qua. Cavalleria facciamo cagare. Infatti andiamo subito a sbloccare razziatori. Io devo fare le cose per le cavallerie. Adesso non mi ricordo quali sono. Costi di mantenimento meno 2. Ma non ce li ho quei soldi lì. Sblocca e sostituisci gli scarmagliatori. E devo fare le adesso facciamo questa qua. Ma non ho neanche il coso, l'edificio per fare le cavallerie. Devo fare i recinti per le mucche, per i cavalli, non mi ricordo. Allora facciamo del commercio, va, per il momento 5 turni di ricchezze più 5. Intanto la ricerca è diminuita, se non ricordo male erano da 6, molto bene, era da 6 turni, adesso sono da 5. Abbiamo dei soldini, questa ci dà, ci migliora la cavalleria, e invece questo no. Ma qual è quello della cavalleria? Caserma degli Azadan. Caserma degli Azadan. E dove la facciamo? Caserma degli Azadan. Zone comuni. Questo qua no. Questo ci dà cibo. Questo ci dà cosa? Servizi sanitari, forse di servizi sanitari ne abbiamo anche in abbondanza, però 11-10, questo quanto ci dà? 5 6 5 9 8 Stavo quasi pensando di togliere la torre del vento. Anche se mi potrebbe forse essere più utile farla qua, un coso di Azdan, fammi vedere. Accampamento della milizia. Sblocca l'arruolamento, ecco qua. Complesso della milizia. Dobbiamo fare fino a là. Aspetta. Allora, quasi quasi qui faccio qualcosa per le unità che poi andrò a reclutare. Però avevamo bisogno anche dell'ordine pubblico. Allora, ordine pubblico. Ah no, ordine pubblico c'è questo qua, ma che cazzo dico? Cibo no. Allora, portate pazienza, eh. Cibo e ricchezza. Zone comuni, sempre ordine pubblico. Vabbè, questo potrebbe essere interessante. Rifugio carovane, è bello che ti dà ordine pubblico subito più 3, poi dopo boom, meno 4, meno ordine pubblico. Questo invece dà ordine pubblico in continuazione, tenuto dei nobili. Interessante, ma questa qua perché non me la... ripariamola, allora va bene, dai, spendiamo i soldi per riparare, dopo ci pensiamo dopo a quella là. Intanto qua abbiamo due soldini, guardiamo cosa possiamo reclutare. Sicuramente una fanteria media, e per andare intanto qua a distruggere sto esercito ribelle. Dobbiamo però fare assegnare dei gradi a questo scurrile
che è un generale, ok. Allora, influenza personale. Allora, diamogli astuzia. E astuzia. Ma in provincia locale. Ma no, aspetta, proviamo a dare astuzia, astuzia. Velocità di ricerca per gli sviluppi militari, morale, probabilità individuare, velocità di ricerca, costi di costruzione. Andiamo sui costi di costruzione. Velocità di ricerca, cos'è questo? Pressione fiscale, velocità di ricerca, ok. Ricchezza 5, attività produttive, velocità di ricerca, pressione fiscale, velocità di ricerca più 3. Velocità in movimento, lasciamola così, ok, va bene. Poi questo It is an sacerdote honor to serve you. gli diamo distrae, scoraggia la popolazione, dai, andiamo avanti con questi qui e va bene. E va bene, passiamo il turno. Proviamo a vedere. Beh, potevo fare quella battaglia lì con i romani, ma a parte che ero messo anche abbastanza male, quindi mi sono pure dimenticato di far partire il timer. Va bene. Soliti episodi da 80 minuti. Ah. Vabbè, qua i tanuchidi attaccano, come possiamo vedere, i romani. Direi questa di farli in automatico e non sbaglio. Va bene, dai, noi ci stavamo anche rimettendo a posto, quindi ci sta. Questo addirittura c'ha forgiature delle armi e scudo. Oh, wow! Un lance del deserto. Bello. Risoluzione automatica, andiamo giù pesante, ottimo. Io devo portare questi tanuchidi dalla mia parte, o se no li ammazzo. Mi fanno comodo questi qui che gironzolano qua in giro, quindi voglio fare un'alleanza con loro. Loro prima erano alleati con la Giudea. Qui arriva il campione e qui c'è un re, il re dei romani di sì, mi viene sempre da dire Sacro Romano Impero. Vabbè, sacro era sacro, dell'impero romano d'Oriente. Adesso li chiamo romani e basta, perché sennò. Allora, durata della carica San Bahilla, Guagualle, Coquil, sovrappopolazione in Arabia Magna. Oh, è tanto che non vedevamo tutte queste informazioni. Guerra dichiarata tra Abkhazia e Uni Bianchi. Ai, come stanno messi questi qua da merda? Non c'hanno eserciti vuoti praticamente. Incursione a Berenice. Berenice. Ok, tu stai lavorando. Bravo. Costruzione completata. Ok, infatti qua siamo passati da meno 22 a 20. In positivo l'inverno, comunque pessimo. Ma noi abitiamo giù in Africa. Allora, pronti al dovere, quella cacchio di spia schifosa, orribile. Intanto qua iniziano ad arrivare agenti da ogni dove. Questo dove intende andare? Fare il giro? Unità reclutata, ok, per il nostro re Ambru. Agenti di incognito scoperto, ok, bene. Allora, guardiamo un po', guardiamo un po', guardiamo un po'. Ready for order. Allora, mi fermo intanto Make qua per haste, men. reclutare nuovamente delle Have further truppe. orders? Allora, io i giavellottisti proprio anche no, ok. Non mi piacciono, Cut! prendo un Join altro our ranks. arciere, prendo di Are you questo.
Anche se forse questi sono... prendiamo questi qua che hanno già 2 gradi di esperienza. E prendo... impossibile reclutare questa unità perché... finiti i soldi, ecco perché. Ho finiti già i soldi. Dai, prendiamo questa fanteria pesante, così la proviamo, non l'abbiamo mai usata. La fanteria dailamita d'elite. Ok. Intanto il nostro esercito cresce, però non abbiamo detto che per convertire quanto ci serve 1103. Ah, mi serve sempre i soldi. Però al momento, vabbè, dai, posso anche aspettare. E qual era la città che si era andata in espansione? Questa qua forse. Ok, bene, così anche qui facciamo qualcosa. Anche lì facciamo qualcosa per il reclutamento delle cavallerie, perché al momento sono proprio privo di cavallerie da reclutare. Allora, l'agente, lo spione, intanto lo metto qua. Voglio andare a vedere che combinano. Voglio andare a vedere. Mettiti qui, nasconditi, va, non farti vedere che fai schifo. Wow. Allora, niente, passiamo il turno nuovamente. Cavolo, la diplomazia, mi dimentico sempre. C'ho gli egiziani lì che potrei fare un accordo, ma gli egiziani sicuramente sono alleati dei romani, va, garantito. Però vorrei fare un'alleanza, almeno un patto di non aggressione qua con i tanuchidi, cioè sarebbe interessante. Oh, cos'è sto spawn di... Ah, i tanuchidi intanto si sono dileguati. Qui ci sono 1, 2, 3 generali. Allora, non è tanta roba. Non è tanta roba. Noi non siamo messi bene, però non siamo neanche sfavoriti. Dobbiamo dire la verità. Loro hanno 3 unità di catapulte. Il problema è che io non ho cavallerie, quello è il problema. Loro ne hanno sicuramente 4. E quindi ci darà del filo da torcere. Però... sono indeciso se fare una sortita. Sono molto indeciso se fare una sortita perché... non amo tanto le ammucchiate dentro le città, anche se potrei riuscire a difendermi molto meglio. Beh, il problema è che devo far poi fuori questi onagri qua, perché altrimenti mi abbassano troppo il morale. Quindi proviamo ad uscire e facciamo una sortita noi, via. Allora, dunque, eccoci qua, questo è lo schieramento, chiudiamo i ranghi, iniziamo la battaglia e visto che il piano di gioco fa veramente cacare, io provo ad andare a camperare qua su, almeno provo a sfruttare il vantaggio di avere 6 tiratori. Quindi se mi porto in una posizione più alta e spererei anche di essere attaccato. Il nemico è stato avvistato. Visto che mi hanno attaccato loro, non vedo perché dovrei andare io là a cercarli. Vengono poi loro. Aspettiamo pure che rientrino anche loro, le altre unità. Mamma mia quanto sono rossi però, che colori. C'era un altro mod per tirare via questi colori molto accesi, li facevo un po' più spenti, adesso magari la torno a mettere. Cosa combinano questi? Belli romani.
non ho mai giocato, raramente gioco con i romani, ho fatto una campagnetta per i fatti miei, ma non è una fazione che mi piace particolarmente. Sì, mi piace, per l'amor del cielo, Roma è Roma, però da giocare preferisco combatterla. Allora, anche perché poi comunque in genere non mi piace giocare Total War con delle fazioni che hanno già troppi insediamenti. Allora, sembrerebbe che avanzino, ottimo. Quindi noi già possiamo girarci qua. Poi intanto vado già a togliere dallo schieramento le nostre unità di arcieri. Ecco, Questa non è una marmaglia di stupidi orchi. Questi sono Uruk-hai. Hanno armature spesse e scudi imponenti. bene. Bene. Siamo leggermente più in alto, questo è una comodità per noi, ottimo. Bisogna sempre giocare d'astuzia se possibile. Qui saremmo ancora più in alto, ma siamo proprio al limite, al bordo della UE. Allora, ferma il tempo perché questo qua mi sta già venendo contro. Io ripeto, ormai ho un'età che non riesco più a giocare velocemente. Quindi arretriamo. Ok. Bonus carica. No, ma non capi, ferma un attimo, cioè è impossibile che tutti gli arcieri tirano a quella cavalleria lì, cioè non gli ho detto io di tirare, quindi che assurdità è? Tirate qui in mezzo per favore, cioè di miseria. Dai. Fermi. Ferma. Lo so, scusate, metto in pausa, ma non riesco a gestire tutti insieme. Allora, vado con le cavallerie di qua. Come il nostro generale morto, ma dai ragazzi. Ah.
Questi dove vanno? Il nostro generale è morto? Mamma mia. Cioè veramente i generali di Attila Total War e di Rome 2 fanno cagare. I suoi non muoiono mai, i nostri ragazzi. Vai, proviamo ad eliminare un po'. Dove andate? Oh, state qua. I nostri uomini hanno mollato e ora cercano di metterli in salvo. Se per... ma qua cosa facciamo? Dai. Ho perso l'unità del generale. Tirate qua per favore. Carica un po' qua. Decimiamole un po' queste unità. Tiro pesante al generale. Caricate un po' qua, so che fate cagare come cavalleria, però ottimo, sono andati in rotta. Tanto il generale nemico si stanca un po'. Bene, dai, dai che ce la facciamo, dai, dai, dai. Via di qua, subito. I nostri uomini sono distrutti e fuggono per salvarsi la pelle. Tirategli, tirategli, dai. Dai, andiamo a fare fuori questi. Dai che forse ce la facciamo, eh. Un po' più dura del solito sta battaglia, perché eravamo messi anche abbastanza maluccio. Ottimo. Ottimo, ne hanno ammazzato uno soltanto. Dai, tanto facciamo esaurita e subisce il fuoco. Noi siamo riposati. Ottimo. Facciamo correre questo generale. Bene, 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 bene. Vai, intanto tu elimina un po' di gente. Me lo eliminate però il generale, vorrei tanto che mi eliminaste il generale. Allora, la nostra cavalleria ha ancora dei colpi? No. Ok, bene. La fanteria molto leggera, quindi colpiamo solo la fanteria pesante.
con tutto quello che abbiamo. Loro sono esauriti. Vai, dai, non mandate in rotta adesso, per favore. Mi vanno in rotta. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. No, dai, no. No, dai, tenete botta, vi prego. Vi butto anche questi. Ottimo, dai, che sono andati in rotta. Ottimo. Questa non può essere una vittoria di misura. Non può essere. Allora ragazzi, finisco qua la battaglia perché è inutile che vada a rincorrere la gente con solo questa cavalleria che è esaurita. Mamma mia, che battaglia questa, mi è piaciuta molto bella. Andiamo avanti. Vittoria pirrica, va bene, dai, ci sta, dai, vaffanculo. Wow, mamma che battaglia che ho fatto ragazzi. Perdiamo tanta roba, però insomma, e qui c'è un altro esercito. E non riusciamo. E poi un altro si sta creando là. Mamma mia. E questi tanukidi se ne scappano. Mamma mia. Avremmo potuto disfarli. Non la vedo bene questa situazione qua. Il nostro generale è morto perché è stato preso a frecciate. Talabà. 23 anni. Ma no, dai, no, animale politico. Al-Hawari, 30 anni. Ma quasi prendo questo giovinotto, 23 anni, pianificatore esperto. Talabà, via. Tanto così se deve morire. Allora, intanto è già scaduto il tempo. Ucciso in battaglia. Ma guarda, pensavo di essere messo anche peggio. Ok, un amico ucciso in battaglia. Qui. Do l'ultima occhiata, guardiamo, non abbiamo niente. Ormai tutti i mercenari se li prendono sempre loro. Quindi la vedo malatissima la situazione. Va bene, dai, lascio qua. Finisco qua l'episodio, lascio tutto qua così com'è, quindi ci ritroviamo nel prossimo episodio, ciao a tutti, alla prossima!